Buonasera a tutti, benvenuti agli altri stati generali che sono partiti addirittura in anticipo rispetto ai veri, chiamiamoli questi stati generali del governo. E partiamo subito con un evento con ospiti molto importanti e su un tema di stretta attualità, cioè il rapporto dell'Italia con l'Europa. E soprattutto le conseguenze economiche di alcune decisioni, di alcuni eventi che si sono succeduti in questi mesi di pandemia. Innanzitutto vi presento gli ospiti. Abbiamo in alto a sinistra sui vostri schermi il professor Sergio Saratto dell'Università di Siena. Poi abbiamo il professor Amato dell'Università Bocconi. E infine la dottoressa Ursula Costantini, che lavora, presso le Nazioni Unite. Quello di cui parleremo oggi è, il problema, europeo, nelle sue varie sfaccettature. Quindi partiremo dalla famosa sentenza tedesca di Karlsruhe, della Corte Costituzionale tedesca, e andremo fino al ruolo che può giocare oggi l'Italia. Perché non si può parlare del futuro del nostro paese senza considerare il contesto sociale, culturale, economico più ampio di livello continentale nel quale il nostro paese si trova. La prima domanda che vorrei porre ai nostri ospiti è proprio quali sono i problemi. Quali sono i problemi e le prospettive che pone davanti a noi lo scontro fra la Corte Costituzionale tedesca e la Banca Centrale Europea? Inizierei a chiedere qualche opinione in merito al professore Amato, di cui in seguito avrò modo anche di approfondire la proposta di Agenzia Europea del Debito. Però vorrei proprio partire da un'analisi di questo scontro fra istituzioni europee che tocca anche l'Italia. Scusate, no, perché poi per politesse si chiude il microfono, poi ci si dimentica di riaprirlo e più che poli si diventa un po' scemi, nel senso che. Ecco, no, dicevo, di questo tema mi è capitato di scrivere su questo tema ho scritto un articolo che sta su economia e politica e che fa un po' il punto della situazione, ma ve lo riassumo velocemente. Lì provavo a dire che dal mio punto di vista la sentenza di Karlsruhe è una sentenza che fissa la necessità di prendere atto che cioè siamo a un punto di non ritorno. Nel senso che qui c'è un bisogno assoluto di fare chiarezza su la struttura che diamo e che vogliamo dare alle istituzioni europee nel loro rapporto con gli stati sovrani. Perché c'è un aspetto che è costante nella storia europea, cioè che è proprio nella risoluzione di tensioni di questo tipo che si sono fatti dei passi, non dico avanti, ma si sono fatti dei passi, perché molto spesso una situazione come quella aperta dalla sentenza di Karlsruhe ha portato con sé a delle decisioni che fino a un momento prima non si potevano prendere. C'è stata, devo dire, una posizione molto secca, molto forte, e della BCE e soprattutto della Corte Europea di Giustizia, che ha detto no, in realtà qui la questione dell'ultra vires non si pone assolutamente, c'è una gerarchia delle fonti e questa gerarchia va rispettata. Mi sembra che, questo però è un tema, diciamo, di costruzione istituzionale dell'Europa che per un momento vorrei lasciare da parte e vorrei entrare forse un pochino più nel dettaglio della sentenza. E diceva sostanzialmente, qui c'è un vulnus e c'è un agire ultra vires, al di là delle competenze della banca centrale, che quindi non rispetta il suo mandato, perché nel momento in cui ha
attivato il PSPP, quindi il quantitative easing, è intervenuta là dove non avrebbe potuto intervenire, non ha ha detto che sarebbe stato un intervento a tempo, ma non ha determinato i tempi dell'uscita, e quindi ha introdotto delle come dire delle distorsioni, scusate, nei mercati, nei rapporti fra stati, e in ultima istanza ha fatto sì che la sua politica monetaria avesse degli effetti fiscali, perché ridurre gli spread nella maniera sistematica in cui il quantitative easing l'ha fatto ha significato agire di fatto sulle politiche fiscali, cioè riducendo per esempio l'onere di alcuni taxpayer, probabilmente a spese, e questa era la tesi, a spese di altri. In realtà, di fatto, le due obiezioni sono queste, che una netta separazione fra politica monetaria e politica fiscale, francamente, non si riesce a immaginare come si possa dare. E se mutualizzazione c'è stata, se un vantaggio c'è stato con la politica del quantitative easing della Banca Centrale Europea, questa politica ha piuttosto favorito gli stati del nord che gli stati del sud. E qui mi riferisco a un altro mio breve contributo sempre su economia politica, ma è un filone di ricerca che ha a che fare anche con le mie ipotesi sulla fattibilità e auspicabilità di un'agenzia europea del debito, e che dice la seguente cosa: da quando la BCE, fino alla crisi dei debiti sovrani, di fatto l'equilibrio europeo si basava su un subappalto totale della gestione dei debiti pubblici ai mercati finanziari. Cioè, si diceva, la banca centrale non interviene, le banche nazionali tantomeno, c'è una cessione da questo punto di vista di sovranità, per cui gli stati vanno in ordine sparso, ognuno per sé, a finanziarsi sui mercati, che danno quindi la disciplina di ultima istanza, no? Sono i mercati a decidere della sanità, della salute, la salute alla sanità delle politiche fiscali. Bene, in effetti, fino alla crisi dei debiti sovrani, quello che notiamo è che gli yield, i rendimenti dei titoli, dei debiti pubblici europei, in qualche modo hanno rispettato innanzitutto le differenze di rating fra i singoli stati, ma solo quelle, cioè erano delle differenze minime di spread, ma minimi fra debiti tripla A e debiti A o A, perché i debiti tripla B non ce n'erano prima. È stata la crisi a fare esplodere gli spread, perché i mercati hanno cominciato a dover prezzare un rischio che essi stessi in qualche modo generavano, cioè il rischio di un rischio di rifinanziamento degli stati lasciati a loro stessi non faceva che aumentare. E allora che cosa si è fatto? Si è deciso di intervenire per ridurre gli spread degli stati sotto attacco, sostanzialmente i nostri. E per salvare l'euro si è salvata l'Italia da un eccesso di spread. Questo è il fatto, però, che la BCE ha potuto agire così solo rispettando la regola del capital key, cioè una regola di proporzionalità, per cui l'intervento sul debito pubblico italiano comportava un intervento proporzionale sul debito pubblico. L'effetto complessivo, basta vedere i dati, sono conti che si possono fare molto velocemente, è che effettivamente gli spread in termini assoluti sono stati contenuti, cioè l'Italia non ha toccato livelli di spread tali da metterla in ginocchio, sostanzialmente, da mettere in forse la sua capacità di servire il debito. Ma questa riduzione del valore assoluto dello spread italiano ha portato a una riduzione proporzionale anche dei rendimenti sui debiti tedeschi, che sono stati acquistati anche loro, quindi più gli acquisti più il loro prezzo sale e quindi più il loro rendimento scende. Quello a cui assistiamo dal 2012 è questo fenomeno completamente irrazionale dei rendimenti negativi sui titoli tedeschi. Quindi la mia prima obiezione è che se la Corte di Karlsruhe ha ragione a temere la mutualizzazione, dovrebbe avere anche
la bontà di riconoscere che la mutualizzazione c'è stata, in questo caso, ma ha favorito la Germania. Perché appunto quando uno Stato si ritrova a pagare sul proprio debito degli interessi negativi, sostanzialmente, questo è l'effetto dei rendimenti negativi, beh, evidentemente è un trasferimento a suo favore e non certo un trasferimento oneroso a favore degli altri, da parte dello Stato. Quindi direi, questa è il modo in cui mi sembra di poter vedere la cosa. La sentenza di Karlsruhe, lo ribadisco, ha indicato una ferita aperta e questa ferita va sanata, ma va sanata concedendosi anche la possibilità di riflettere sui meccanismi distorsivi che sono stati messi in atto e che sono stati lasciati scatenare dalla crisi dei debiti sovrani. Bene, ringrazio il professore della sua risposta e chiederei al professor Cesaratto un parere sul ruolo della Banca Centrale Europea, ossia abbiamo imparato definitivamente, oserei dire, in questa crisi che gli spread sono determinati in primis dall'azione della BCE. Cosa ci insegna e quali miti sfata questa lezione che già sapevamo, chi si chiama osservatore attento già sapeva, ma che questa crisi ha mostrato in tutta la sua immediatezza appena è stato annunciato il Pandemic Emergency Purchase Program, gli spread italiani sono andati verso il basso e lo stesso quando è stato annunciato l'ampliamento. Quindi le vorrei chiedere un commento su questo. Sì, solo una cosa su, giustamente Massimo Amato ha sottolineato quanto la Germania si sia avvantaggiata il quantitative easing, quindi la Corte di Karlsruhe, Corte di Giustizia, Corte Costituzionale tedesca, dovrebbe tener conto anche di questo nei propri giudizi. Cioè, risparmi di spesa per il governo tedesco sono stati dell'ordine di centinaia di miliardi di euro in questi anni. Quindi, diciamo, di cosa si debbano lamentare? Certo, i risparmiatori tedeschi hanno ricevuto di meno, il governo tedesco li poteva compensare. Quindi, insomma, ci hanno guadagnato tantissimo. Mentre diciamo l'effetto sui tassi di interesse italiani c'è stato, ma i tassi di interesse italiani continuano ad essere troppo alti rispetto alla crescita. Seconda cosa che volevo dire rispetto a quell'argomento rapidamente è che per certi versi comunque il conflitto che si è scatenato in Europa tra la Corte Costituzionale tedesca e la Corte di Giustizia europea, perché la Corte Costituzionale tedesca ha contestato una sentenza della Corte di Giustizia europea che dava torto a un ricorso che in Germania c'era stato contro il quantitative easing. In Germania, diciamo, i cittadini possono ricorrere alla Corte Costituzionale tedesca, cittadini tedeschi, in genere professori, giuristi, economisti tedeschi, sono molto ordoliberisti, avevano ricorso contro il quantitative easing, la Corte Costituzionale tedesca aveva rimandato alla Corte di Giustizia europea, che aveva detto no, la BCE ha agito bene, però la Corte Costituzionale ha ritenuto che la Corte di Giustizia non avesse ben giustificato questa sentenza e che soprattutto non avesse giustificato quella che la Corte Costituzionale tedesca giudica un fatto che la BCE abbia travalicato i propri compiti. Comunque, quello che volevo mettere in luce, poi ci si mette sempre più tempo di quello che si vorrebbe, però per noi progressisti è un valore da difendere il fatto che una Corte Costituzionale abbia da dire qualcosa contro l'Europa. Cioè, Karlsruhe ci può stare pure antipatica, però non ci sta antipatico il principio che, insomma, che un paese non possa essere alla mercé di una Corte di Giustizia internazionale. La Corte che sta a tutela della Costituzione di questo paese debba soccombere. Quindi si aprono dei problemi molto 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 grossi, molto molto delicati. Nella sostanza, la sua ci sta antipatica, nel metodo non lo so,
Sono problemi molto, molto delicati, molto imbarazzanti. Non erano, come dire, spesso queste situazioni, è bene porre i problemi anche se le soluzioni non si hanno. Sul ruolo della BCE, allora la domanda, cos'è cambiato, cos'è insegnato? Beh, adesso non so se, come dire, una domanda anche di analisi economica questa, e cioè certamente. Qui può interessare soprattutto gli studenti di economia, ma qui ce ne saranno anche molti. Beh, certamente il fatto che i tassi di interesse li facciano le banche centrali, abbiano comunque un potere notevole nella determinazione dei tassi di interesse. Beh, questo significa che i tassi di interesse sono un fenomeno soggettivo, soggettivo nel senso di politica economica, di politica monetaria, di scelte politiche fondamentalmente, e non sono determinati, come insegna la teoria economica dominante, cioè dalle curvette di domanda offerta di risparmio. Esiste un saggio di interesse naturale che le banche centrali debbono cercare di fissare il proprio tasso di interesse secondo questo tasso di interesse naturale e cose di questo tipo. Ora, per l'amor del cielo, i difensori di questa teoria continuano a dire che la banca, in realtà, quello che sta facendo la BCE o altre banche centrali, quando fissa i tassi di interesse, addirittura spinge in territorio negativo, è perché il tasso di interesse naturale attualmente, in un periodo di crisi, è in territorio negativo, le curvette si intersecano in territorio negativo. Quindi, diciamo, è chiaro che non è semplice, non è semplice, come dire, uscire da questo dibattito, cioè se, come dire, esiste un tasso di interesse naturale, una sorta di numero di Platone, cioè dietro alle apparenze ci sono delle ombre, e queste ombre è il tasso di interesse naturale. E quindi la Banca Centrale anche adesso sta cercando di fare in modo che la realtà viga quel tasso di interesse ombra che non vediamo, nessuno vede, nessuno ha mai visto, tranne che nei libri di testo neoclassici, che però secondo loro esiste. Infatti la mia risposta preferita in questa è molto molto teorica, è dire dimostriamo che questo tasso di interesse proprio non esiste, che vuol dire dimostrare che quelle curvette non esistono, in particolare quella discendente, la curva di domanda di capitale. L'analisi economica, la controversia sulla teoria del capitale ci dimostra che quella curva proprio non esiste, può essere fatta in tantissimi modi, e quindi proprio il tasso di interesse naturale non esiste. Questo taglia la testa al toro, nel senso che rimane il fatto che il tasso di interesse monetario è determinato dalla banca centrale, il tasso di interesse reale, questo dipende anche dal livello dei prezzi, il livello dei prezzi dipende anche dal conflitto distributivo. Tutto molto complicato, lo so, ma la domanda era molto difficile. E non... e quindi, cosa ci insegna tutto questo? Vabbè, fatto che le banche. Ci insegna anche il fatto che i tassi di. Ecco, forse questo lei voleva più dire. Ci insegna il fatto, voleva sollecitare a dire che. I tassi di interesse sul debito pubblico non è vero che li facciano i mercati, li fanno i mercati finché sono lasciati fare. E che invece se la banca centrale fa la propria funzione, che è quella di fare in modo che i tassi di interesse sul debito pubblico siano sostenibili per i governi, allora si dimostra che i tassi di interesse li fanno i mercati solo se sono lasciati fare. Okay? Quindi forse è questo che lei intendeva, voleva che io dicessi. Sì, naturalmente si vede questo. Si vedono anche tantissime altre cose interessanti, perché se ci sono studenti di economia che ci ascoltano, che la Banca Centrale ha creato un sacco di liquidità in questo periodo. Se fosse vera la teoria del moltiplicatore dei depositi bancari, il credito sarebbe aumentato a trilioni e trilioni, trilioni di trilioni, e invece non è successo assolutamente niente. Quindi tutta la teoria monetaria dei libri di testo è spazzatura, anche questo, o diciamo il monetarismo, per cui l'aumento della quantità di moneta avrebbe determinato l'esplosione dei prezzi, no?
la liquidità è aumentata a livelli impensabili fino a qualche anno fa, liquidità creata dalla banca centrale e siamo ancora in deflazione, quindi insomma tante cose sono state smentite. La cosa più importante è quella: i tassi sul debito pubblico, se si vuole, li fa la banca centrale, se non si vuole, li fanno i mercati. Ok. Ringrazio il professore, ha ragione il professore perfettamente, perché era quello che volevo sentire da lui riguardo a questa considerazione sul banca centrale, tassi interessi, e concluderei questa prima domanda con una domanda alla dottoressa Costantini, che ricordo è economista presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo. Le chiederei a livello internazionale, quindi facendo una comparazione anche con gli altri paesi e le altre unioni monetarie, qual è l'eccezione rappresentata dal caso europeo per quello che emerge dalla controversia tra la Banca Centrale Europea e la Corte Costituzionale tedesca? Grazie. Dunque, la differenza principale è evidentemente che non c'è un'unione fiscale, ma soltanto un'unione monetaria. E questo ovviamente crea dei problemi per quanto riguarda la gestione dei bilanci correnti e dei saldi fiscali. Ma in realtà se noi guardiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ad esempio in questo momento, il fatto che abbiano fissato delle regole di bilancio, come anche in Europa, a livello degli stati locali, quindi non dello Stato federale, sta creando dei problemi anche lì. Quindi in realtà non ci sono queste... In realtà nella pratica... problemi simili a quelli che ci sono stati in Europa si vedono anche altrove da questo punto di vista. La dimensione monetaria, e a maggior ragione questo vale anche perché la dimensione monetaria nella risposta alla crisi del 2008-2009 è stata quella predominante non soltanto in Europa ma anche altrove. La risposta fiscale è stata assai limitata. Se vogliamo tornare alla questione della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, capiamo che però la differenza in Europa è che questa risposta monetaria, di politica monetaria, è avvenuta senza che vi fosse una vera modifica dei trattati e anche una discussione democratica a questo proposito. E è stata fatta, non è chiaro, con l'appoggio di chi tra gli stati, all'interno degli stati, evidentemente infine ha avuto successo ed è stata continuata, ma sono rimaste delle ambiguità e delle questioni anche di conflitto politico che eventualmente emergono, e emergono soprattutto oggi che abbiamo una nuova crisi che parte dall'economia reale e quindi a maggior ragione richiede un intervento fiscale, e che avviene dopo più di 10 anni in cui la politica monetaria non è stata in grado di riportare sostanzialmente a una crescita l'economia fuori dalla stagnazione. Io credo che ci sia una confusione fondamentale tra il concetto di indipendenza di banca centrale e il concetto di neutralità dell'azione della politica monetaria. L'indipendenza della banca centrale non implica, è una dottrina specifica all'interno della teoria economica, che i governi in vari momenti storici hanno deciso di appoggiare e quindi di applicare,
che non porta a una neutralità della politica monetaria rispetto alla politica. In realtà corrisponde al fatto che semplicemente la Banca Centrale non è tenuta ad acquistare titoli del tesoro che lo Stato non piazza sui mercati, non è tenuta o addirittura non può farlo. E questo evidentemente ha delle conseguenze molto grosse sullo spazio fiscale disponibile agli Stati. Questo perché, proprio per quello che diceva Sergio Cesaratto prima, cioè la valutazione dei mercati del rischio associato al debito, ai titoli di Stato, non corrisponde a una valutazione effettiva dei fondamentali del paese, ma le opinioni sui mercati finanziari si formano in modo completamente diverso, basato sulla speculazione, e quindi si creano situazioni che si autoalimentano e portano anche a eventuali crisi di liquidità. Quindi l'indipendenza della banca centrale non è una neutralità rispetto alla capacità della politica, quindi di fare politica fiscale. Quale sarebbe un atteggiamento invece neutrale per la politica monetaria? E qui non sono d'accordo con quello che diceva Massimo Amato, perché esiste una differenza sostanziale tra politica monetaria e politica fiscale, che le due cose debbano essere considerate necessariamente unitariamente è evidente, ma la politica monetaria, almeno da un punto di vista keynesiano, può essere neutrale nella misura in cui segue un mandato di tutela dello spazio fiscale, che quindi permetta a una comunità, uno Stato, una società di realizzare quanto si propone dal punto di vista di politica fiscale e in generale da un punto di vista economico. E quindi da questo punto di vista il giudice tedesco ha ragione, esiste una differenza, però confonde l'indipendenza con la neutralità e questo d'altra parte non spetta nemmeno al giurista determinarlo. Quindi da un certo punto di vista ha ragione a dire facciamo politica fiscale e non facciamo politica monetaria. Facciamo politica monetaria, io dico, nella misura in cui si permette di creare le condizioni per fare politica fiscale, quindi intervenire anche sul mercato dei titoli di Stato per evitare che i titoli di Stato non vengano accettati sui mercati, ma non, se si fa davvero politica fiscale non è più necessario fare quantitative easing, non è più necessario fare politiche monetarie non convenzionali. Non credo sia comunque questo il motivo per cui la Corte tedesca ha fatto quello che ha fatto. Da un punto di vista giuridico e politico non è ovvio che non possa farlo, non possa rispondere a un giudizio della una sentenza della Corte europea. Io ritengo che, come diceva Sergio Cesaratto, sia giusto che ci possa essere quello che in teoria giuridica viene chiamato teoria dei controlimiti, quindi di un controllo anche delle corti costituzionali nazionali rispetto alle competenze delle diversi organi e autorità all'interno dell'Unione Europea.
Credo che però questo rientri, questa operazione tedesca rientri anche in una forma di strategia, perché d'altra parte non è la Corte Costituzionale che ha deciso di occuparsi di questo tema, gli è stato presentato come mossa politica. E da questo, rispetto a questo bisogna stare attenti a livello europeo per capire come evitare che mosse come questa possano essere utilizzate anche come forma di ricatto proprio per le reazioni che possono generare sui mercati. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, hai risposto benissimo. La ringrazio per la sua risposta e passerei al secondo tema, ossia al tema della possibilità di ripristinare il patto di stabilità e dei possibili effetti di questo potere, e ritornare appunto al professor Amato per un commento sul patto di stabilità in generale, sulla questione dei trattati, perché abbiamo parlato anche di monetizzazione e sappiamo che i trattati vietano espressamente la monetizzazione, e quindi sarebbe interessante andare a vedere come il se sarà anche politicamente possibile ripristinare il patto di stabilità, perché dal punto di vista giuridico certamente è possibile, dal punto di vista politico io nutro qualche dubbio. Sì, lo nutro anch'io. Volevo solo fare una precisione rispetto alla mia intervento precedente. Sono del tutto d'accordo con Orsola Costantini sul fatto che ci sia un rapporto fra politica monetaria e politica fiscale, e che ci sono degli effetti, diciamo, sullo spazio fiscale che dipendono dal modo in cui viene condotta la politica monetaria. In particolare sostenevo che il quantitative easing, così come è stato condotto, ha regalato spazio fiscale alla Germania. Questo Sergio l'ha poi sottolineato, Sergio Cesaratto, e lo ha sottratto all'Italia, perché se l'Italia si è comunque trovata a pagare pur essendo in avanzo primario, e lo è dagli anni 90, pur trovandosi con un avanzo primario, si è trovato con un conto interessi che le ha tolto di fatto tutto lo spazio fiscale di cui avrebbe potuto disporre, perché se la Germania ha ricevuto un regalo di diverse centinaia di miliardi, evidentemente qualcuno questo regalo gliel'ha fatto, e chi gliel'ha fatto ha perso quei miliardi. Quindi da questo punto di vista c'è un legame. Io quello che semplicemente sostenevo è che se la Corte Costituzionale, che è un organo giuridico, vuol fare delle riflessioni di tipo economico, è bene che le faccia fino in fondo, le faccia bene, ma non solo lei. C'è un bel libro che si intitola La moneta rivelata dalle sue crisi, un libro francese, che ha un'intuizione molto forte. Dice, ci sono delle istituzioni che diciamo, si fanno vedere non quando funzionano, ma quando non funzionano. E la storia dell'Unione Europea è in qualche modo fatta così. L'Unione Europea è rivelata delle sue crisi, e che, diciamo, ci fosse un orientamento volto a mettere quantomeno in dubbio la opportunità, diciamo così, di continuare sulla linea dell'austerità, questo era già chiaro prima della crisi del Covid. Basta andarsi a rivedere varie dichiarazioni rilasciate dal commissario Gentiloni, che dicevano evidentemente siamo in una fase in cui tutto quel paradigma deve essere rimesso in discussione, anche perché, questo è stato sottolineato da tutti i miei colleghi, 10 anni di impianto austeritario e di politica monetaria che toglieva di fatto, che toglieva spazio alla politica fiscale, non ci hanno fatto uscire dalla recessione, hanno semplicemente evitato, diciamo che, o meglio, hanno evitato forse una recessione, ma non ci hanno fatto uscire dalla stagnazione. Quindi la sospensione del patto di stabilità è la necessaria conseguenza di un aggravarsi estremo della situazione già di tale crisi che si stava verificando, si sarebbe verificata anche senza il Covid. C'è un altro aspetto della storia della UE, dell'integrazione europea in generale, che è interessante, ma in generale forse delle istituzioni finanziarie, che molto spesso le sospensioni tendono a diventare
definitive. Vi ricordo che noi viviamo in un sistema monetario internazionale che è semplicemente, in teoria, l'effetto di una sospensione temporanea della convertibilità del dollaro in oro decisa il 15 agosto 1971 da Richard Nixon e che, diciamo, non è mai stata revocata. Tanto è vero che uno storico come Barry Eichengreen parla del nostro sistema come il non sistema di post Bretton Woods. Cioè, siamo semplicemente in una beanza istituzionale non risolta. Però, come dicevi tu, Alessandro, lo penso anch'io, cioè tecnicamente è chiaro che ci si può tornare. Politicamente, diciamo, è meno facile perché qui si apre uno scontro, un dibattito. Ovviamente c'è qualcuno che potrebbe essere tentato di tornarci, ma le condizioni politiche io continuo a vederle sempre meno. Dopodiché, che cosa allora succede quando ci si trova in un impasse, cioè quando non si può tornare indietro, ma si è in una situazione semplicemente di sospensione e quindi, diciamo, la ricerca di una nuova normalità implica quantomeno un ripensamento e un dibattito? Beh, forse questa sarebbe proprio l'occasione per ripensare al modo in cui si è costruita il processo di integrazione europea. Che risente evidentemente della sbornia ideologica degli anni 90. Cioè, non c'è, come dire, dal mio punto di vista, proprio anche storico, se posso permettermi, nessuna costruzione unitaria che abbia così risentito di un ambiente, di una temperie ideologica come quella dell'Unione Europea. Si è veramente pensato negli anni 90 che si potesse costruire una società, una comunità, sulla base della competizione e non della cooperazione. E sulla base, e qui recupererei un'idea molto forte e giusta di Sergio Cesarato, quando lui dice i tassi di interesse sui debiti li fanno i mercati se le banche centrali non fanno bene il loro lavoro, cioè i mercati fanno quello che fanno se glielo si lascia fare. Ma questo è stato esattamente il portato, questo provavo a dirlo prima, insomma, no? Di questa idea puramente competitiva di costruzione dell'Unione Europea, che ha portato con sé anche poi, evidentemente, tutti i problemi di competenza e di competenza sulla competenza, come spesso si dice in Unione Europea. Ricordo che, oltretutto, io non sono un fanatico di questa Corte Europea, perché questa Corte Europea ha emesso delle sentenze liberticide dal punto di vista del diritto dei lavoratori. Io cito solo la sentenza Viking, che di fatto ammise che la competizione sui sistemi di protezione sociale e dei sistemi di protezione sindacale potesse essere davvero la base della costruzione dell'economia europea. Quindi non sto difendendo proprio niente, sto dicendo che siamo in una situazione in cui anche queste incertezze vanno risolte. Lo vediamo anche in Italia, no? Dove la crisi del Covid ha rimesso il dito sulla piaga di una riforma del titolo quinto che forse non è fatta poi così bene, soprattutto per quanto riguarda la gestione della sanità pubblica. Quindi, per tornare però a bomba, come si dice, che cosa è stato fatto sull'onda della sbornia ideologica? Beh, si è detto, noi costruiamo un'unione monetaria che non è che neghi le asimmetrie, perché voglio dire, c'era tutta una teoria della convergenza dinamica e che rivedeva Mandel, che dice le tesi di Mandel sulle optimal currency areas, che diceva sostanzialmente che se non c'è la convergenza all'inizio, l'unione può disporsi in modo tale da renderla possibile. Appunto, questa convergenza è stata affidata ai mercati finanziari. Questo subappalto, diciamo, della disciplina politica e in particolare fiscale ai mercati finanziari è stato il problema, in particolare per quanto riguarda i debiti pubblici, evidentemente, perché qui, giusto per ritornare su questioni che sono state toccate anche da Sergio Cesarato, non solo i mercati prezzano i interessi sui debiti pubblici quando glielo si lascia fare, ma quando glielo si lascia fare in condizioni di incertezza, come quelle che si sono verificate dopo il 2008, i mercati sono efficientissimi nel prezzare rischi che essi stessi generano. Vi prego di vedere questo aspetto, che mi sembra molto importante. Mentre i mercati, questo insisto, i mercati finanziari fino al 2010 hanno sostanzialmente
prezzato i debiti pubblici rispettando quelli che potremmo chiamare il loro valore, il loro rischio fondamentale. Dopo hanno dovuto prezzare dei rischi di redenominazione che erano essi stessi a creare. Quindi io che cosa mi sento di dire? Mi sento di fare un endorsement a questa idea, per cui il ritorno non solo non è auspicabile, ma probabilmente anche assai improbabile politicamente. Ma questo ritorno lo evitiamo semplicemente se prendiamo fino in fondo l'occasione della sospensione in cui ci troviamo per ripensare radicalmente le forme che deve prendere e che dovrà prendere in futuro l'integrazione europea. A trattati invariati, e questo è sempre stato un mio tema, cioè io sono convinto che già con i trattati che abbiamo ci siano degli elementi per lavorare su un raddrizzamento di alcune strutture, ma evidentemente in prospettiva anche variati, cioè risolvendo anche delle questioni che hanno a che fare con la struttura istituzionale dell'Unione Europea, che da una parte è un'associazione, niente di più, un'associazione di stati, dall'altra si arroga dei poteri che sono propri di uno Stato federale e che di volta in volta oscilla con una bella incoscienza fra un estremo e l'altro, creando quindi un'instabilità che sarebbe veramente bene riassorbire. Ecco. Ringrazio il professore e cedo subito la parola al professor Cesaratto per chiedere anche a lui qualche opinione su questo possibile ripristino del patto di stabilità e sui scenari nel caso in cui venga ripristinato e nel caso in cui non venga ripristinato. Che dire, non è facile avere le idee chiare adesso. Venga ripristinato, ne usciremo. Siamo adesso un attimo di sospensione. Abbiamo la speranza, diciamo, che ci sia un rimbalzo del PIL e quindi qualcosa si recuperi. Però uno, chissà se c'è una seconda ondata, e il comportamento la gente, tra virgolette, odio questo termine, ma è così, è quello che è. E più, diciamo, appunto, settori come quello del turismo sono assai in crisi, e contano tanto per il PIL italiano e anche per quello europeo. Più, diciamo, c'erano anche degli elementi di crisi pregressi, il settore dell'automobile era un settore in crisi, per fortuna, in un certo senso, perché in crisi il diesel. Io non ho mai avuto una macchina, questo lo voglio dire, non ho mai avuto una macchina diesel, adesso non nemmeno una macchina, ma diciamo, quando sempre comprare la benzina, non ho mai pensato a criminale comprare il diesel. Quindi già c'erano degli elementi di crisi pregressi, quindi quello che ci sarà, un po' di ripresa ci sarà necessariamente, ma dobbiamo vedere in che termini. Il debito pubblico italiano sul PIL necessariamente aumenterà, bisognerà vedere di quanto. Non riceveremo aiuti netti dall'Europa, nel senso che potremo fare ricorso, i soldi europei in realtà sono piuttosto pochi e comunque da restituire, cioè l'Europa spara delle cifre molto molto elevate, ma sono bugie, i veri soldi sono 300 e passa miliardi per tutti, e poi diciamo ci saranno anche i tagli che potranno i cosiddetti paesi frugali, che frugali veri siamo noi, che abbiamo surplus di bilancio primario dall'inizio degli anni 90, quindi i soldi europei saranno pochi e comunque sono soldi che non subito dovranno essere restituiti,
tassi di interesse più bassi, ma dovranno essere restituiti, così anche se decideremo di ricorrere o meno al MES. In tutto questo, quello che imporre un patto di cosa può essere, può continuare l'intervento della BCE, e quindi questo ci consente di galleggiare, e se no, noi siamo esposti a col PIL che è miracolo se diciamo torna a crescita zero l'anno prossimo, 2021-2022, sarebbe già quello un miracolo. Quindi se addirittura continuiamo in decrescita, non a questi livelli drammatici, ma comunque in decrescita, comunque con lo stock del debito pubblico che paga tassi di interesse cospicui, perché pagare 1,5, 1,7 tasso di interesse medio sul debito pubblico, non so, forse massimo un dato più preciso, è comunque tantissimo per un'economia che stagna. Se si vogliono in realtà una reimposizione di un patto di stabilità, cioè o la BCE ti continua in qualche modo a coprire e tu continui a galleggiare, oppure se la BCE non ti copre più, tu sei alla mercé dei mercati. La mercé dei mercati vuol dire ricorso al MES, e vuol dire ristrutturazione del debito. Questa è la cosa che noi dobbiamo metterci a studiare, perché di questo si parlerà, ristrutturazione del debito pubblico italiano. Ristrutturazione del debito pubblico italiano vuol dire cancellarne forse una parte e diciamo rinegoziare tutto il resto a tassi più ragionevoli e con tempi di restituzione più lunghi. Ma chi paga, sia la parte cancellata, sia questa ristrutturazione, sono fondamentalmente poi le banche italiane, quindi il risparmio italiano. Se le banche soffrono, soffrono poi i depositanti. Non è vero che diciamo le famiglie italiane non posseggono più i titoli del debito pubblico, tengono i soldi nel conto corrente, le banche a fronte dei depositi che sono un passivo per loro, i soldi che gli italiani hanno in banca, cioè, all'attivo hanno i titoli di Stato, e se le banche, se gli tagli il 20% o il 30% del valore dei titoli di Stato che hanno, ti devi rifare sui depositi. Insomma, una situazione molto 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 pasticciata. Quindi io non so francamente cosa succederà nei prossimi anni. Ripeto, l'economia mondiale era comunque già in difficoltà, e in particolare quella europea in difficoltà prima del Covid. Il Covid, ammesso che diciamo non ci ritorni una seconda ondata disastrosa, comunque te lo porti dietro come conseguenze, perché settori come il turismo ci metteranno molto a riprendersi. Poi naturalmente su questo diciamo può rimediare la politica economica, ma noi gli aiuti dall'Europa sono quelli che sono, cioè molto molto pochi. Sul debito pubblico ci indebitiamo, sullo stock paghiamo tassi di interesse, lo stock è grande, e ci paghiamo tassi di interesse molto molto elevati, paghiamo decine e decine di miliardi di tassi di interesse. Fare altro debito per noi vuol dire indebitarsi a tassi molto alti. Ora, per l'amor del cielo, non so, Tonella Stirati dice però meglio fare debito e spendere, perché se non spendi vai anche peggio. Alla fine ti trovi anche un debito crolla e il rapporto debito-PIL è peggio, cioè se tu non fai niente, PIL diminuisce, il rapporto debito-PIL peggiora più di quanto peggiora se ti indebiti di più, però sostieni il PIL
il rapporto debito-PIL peggiora, ma non così tanto rispetto a non far niente. Quello, però, insomma, come dire, siamo tra la padella e la brace, e dipendiamo, diciamo, dall'intervento della BCE, e appunto quello che ci possiamo finire con una ristrutturazione. Cioè, il futuro non è affatto roseo. Io non ho soluzioni miracolistiche su questo. Grazie professore per le sue osservazioni e chiederei alla dottoressa Costantini sempre un commento sulla questione del patto di stabilità, ma anche ricollegandoci, cioè collegandoci alla domanda successiva, ragionando intorno al patto di stabilità, chiederei se l'Europa si può trasformare in senso keynesiano oppure questa crisi ha mostrato dei limiti evidenti che mettono la pietra tombale su una possibilità di trasformazione keynesiana del progetto di integrazione europea. È una bella domanda. Dunque, non sappiamo cosa succederà. Ci sono segnali che vanno in un verso o nell'altro. Tendo ad essere pessimista, ma vediamo di discutere un po' quello che vedo almeno in questo momento. Nel piano, nel Recovery Fund, del Next Generation Europe, ci sono dei segnali positivi, sia nel modo in cui viene presentato, anche il linguaggio con cui viene presentato il progetto, in cui ci sono riferimenti a logiche keynesiane di moltiplicatore e di appunto interpretazione del concetto di spazio fiscale come qualcosa che si genera spendendo. Cioè, proprio investendo, spendendo, si creano i risparmi ex post che possono finanziare quell'iniziale spesa. Quindi io sono anche meno negativa, ho una visione meno negativa di quella di Sergio rispetto a questo recovery fund, perché sì, si dovrà restituire probabilmente. Tra molto tempo, quindi i dettagli non sono chiari, quindi lì bisognerà vedere cosa verrà fuori, ma se bisogna restituirlo tra 20-30 anni, evidentemente non è un problema pressante e soprattutto bisogna anche capire con quale velocità si potranno spendere tutti i fondi disponibili, perché se è possibile utilizzarli come un forte impulso alla spesa, una forte propulsione al reddito immediatamente, questo genera tramite moltiplicatore una crescita che poi ha delle conseguenze di lungo periodo. Quindi dipende come sarà possibile usufruire di questi fondi, al di là dell'ampiezza, della quantità di fondi disponibili, è evidente che il problema è anche come spenderli. E come diceva Alessandro, la questione, riferendosi a quello che si sta discutendo in Italia, lo scenario non è molto incoraggiante, magari poi ne parliamo più approfonditamente. Credo, più in generale, però, se si parla di modifica dei trattati e del patto di stabilità crescita in particolare, se dobbiamo guardare alla storia, questo è avvenuto in modo un po', se possiamo usare questo termine, subdolo, nel senso che non ci sono stati trasformazioni chiare e nette, ma piccole modifiche o apparentemente piccole modifiche che hanno creato spazi di flessibilità. In che senso? Se in senso espansivo o recessivo, non
non è chiaro, cioè di volta in volta si sono negoziate o create situazioni diverse. Quindi nel momento in cui questo viene anche cambiato, ma in modo non chiaro, in modo che non implica che ci sia un controllo, ci sia una trasparenza delle decisioni di politica economica e anche un aperto dibattito sui principi di teoria economica sul quali si basano queste decisioni, allora anche una momentanea apertura, maggiore flessibilità sarebbe, diciamo, non sarebbe qualcosa di soddisfacente sicuramente per il futuro. Questo anche perché, come dicevo prima, il problema rispetto alla Corte Costituzionale tedesca, il problema è essere sempre in condizioni di ricattabilità, cioè nel momento in cui il momento in cui il processo implica delle valutazioni e quindi dei giudizi che devono avvenire, il ritardo in questi giudizi o un giudizio negativo mette in paese in una posizione di difficoltà e quindi anche una posizione di dover accettare delle condizioni punitive come è successo in passato, e questo vale per il patto di stabilità e crescita come costituito adesso e vale per la Banca Centrale Europea, che in qualsiasi momento può smettere di fare quello che sta facendo o anche fare delle dichiarazioni, come abbiamo visto, che mettono i paesi in difficoltà. Quindi non è, anche quando si parla di riforma nel senso di creare più flessibilità, di creare maggior spazio per un'espansione fiscale, bisogna anche stare attenti alle procedure e all'autorità politica a chi si affida l'autorità politica, a quale procedure si affida questa autorità. Ma più profondamente credo sia un problema globale, come lo è stato nel 2010, quando al G20 a Toronto c'è stata una svolta globale verso l'austerità. Proprio mesi prima si diceva aprite le casse dello Stato e poi in aprile del 2010 si dice richiudetele, si torna all'austerità. Assolutamente debiti crescenti sono di per sé qualcosa che riduce la crescita, debiti pubblici ovviamente, e quindi bisogna tornare all'austerità. E quindi dobbiamo ricordarci che questa è anche una sfida politica, culturale a livello globale, e non è chiaro quale ruolo l'Europa possa giocare in questo. Un'altra cosa che ci si dimentica in Europa è che noi siamo molto vicini a paesi che in questo momento stanno avendo ancora più difficoltà, molta più difficoltà dell'Italia a gestire la crisi, e ne avranno maggior ragione in futuro a recuperare. E quindi i flussi migratori verso l'Europa probabilmente aumenteranno ancora, e quindi ci sarà da capire come l'Unione Europea vorrà affrontare tutto questo. La ringrazio e passerei a fare una domanda al professor Cesaratto, il quale in diverse occasioni, per esempio nel suo libro Sei lezioni di economia, rende evidente questo dilemma, cioè il fatto per cui da una parte l'Unione Europea sembra irriformabile in senso progressista, keynesiano, diciamo così, d'altra parte però il keynesismo in un solo paese, quando si è cercato di applicarlo, è fallito. Quindi come si può risolvere questo dilemma? C'è il problema con l'audio, professore, ha l'audio disattivato.
Sì, bisogna abituarsi, grazie, che le cose qualche volta è difficile risolverle. Le soluzioni sono sempre politiche, non sono tecniche purtroppo, e quindi se la soluzione politica non c'è, perché non c'è comune interesse politico, la soluzione non c'è. Quindi l'Europa, no, di per sé la cooperazione europea è assolutamente necessaria, dovrebbe essere appunto una cooperazione basata su politiche della domanda in comune, però a questo punto dovrebbe essere una politica europea, quindi keynesismo della domanda, però dovrebbe essere anche una politica europea a questo punto comune dal lato dell'offerta, cioè anche politiche industriali, grosso modo comuni, nel senso che qui diciamo singoli paesi hanno per un motivo o l'altro, qui abbiamo perso, cioè l'Italia per esempio, non diamo tutta la colpa all'Europa per cose che abbiamo fatto noi, che hanno fatto i Giuliano Amato, che hanno fatto i Prodi, cioè lo smantellamento dell'industria di Stato, che è stato un totale disastro, e anche lasciar svendere l'industria privata, gran parte dell'industria privata. Quindi a questo punto, però, molte di queste cose anche sacrificate sull'altare di Maastricht, far cassa per realizzare gli obiettivi di Maastricht, però qui è stata scelta nostra, nessuno c'ha, c'è stato un medico che ci ha prescritto, un medico tedesco cattivo, un Mengele che ci ha prescritto di aderire a Maastricht, l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto i Ciampi, l'hanno fatto gli Andreatta, l'hanno fatto i Guido Carli, l'hanno fatto queste classi dirigenti. E quindi servirebbe anche una politica europea a questo punto dell'offerta, una politica industriale, che non c'è, nel senso che la politica industriale che l'Europa in via di principio permette è una politica industriale, appunto quella che abbiamo visto nel documento Colao, per capirci, quella che poi lì possono anche essere dette delle cose giuste. Posso immaginare, quello che manca in quel documento è un'analisi dell'industria italiana, come dire, dell'apparato produttivo italiano, manca completamente, non gli è passato nemmeno per la mente, nella Costituzione della Commissione, appunto a parte la Mazzuccato, che però da sola poi non sarebbe stata sufficiente, cioè lì se via tre quarti del documento, è importante la semplificazione, la burocrazia, per l'amor del cielo, tutto benissimo, però quello che manca è un'analisi peraltro, diciamo, l'Europa in via di principio, solo abbiamo pochi mezzi adesso, ma ti proibisce anche in via di principio una politica industriale estremamente interventista, anche se poi chi vuole la fa e chi vuole l'ha fatta, e i tedeschi spesso, i tedeschi e i francesi magari si mettono insieme per farla, firmano bei documenti in cui decidono di fare la politica industriale, e magari se la fanno la fanno seriamente, non quella che è tutta colpa della burocrazia e della semplificazione, bisogna semplificare la burocrazia, quella seria, quella che mette i miliardi per entrare in settori nuovi, quella è la politica industriale, quella seria. Poi per l'amore del cielo vanno bene anche tutte le altre cose, delle semplificazioni burocratiche o tutte queste storie, per l'amore del cielo vanno benissimo, ma la politica industriale è quell'altra. Quindi qui non si tratta più solo, diciamo, appunto metto in luce nelle sei lezioni, i miei maestri Garegnani, Pivetti mi hanno insegnato. C'è il problema del vincolo estero, quindi politiche keynesiane vanno adottate contemporaneamente dai paesi importanti, cioè
tutti, chi fa politica keynesiana compra più dagli altri, se le facciamo tutti, tutti compriamo dagli altri, quindi vuol dire che tanto importiamo di più e tanto esportiamo di più, gli altri anche comprano da noi. Si tratterebbe anche di mettere insieme politiche industriali a livello europeo. Però pure lì, che volontà c'è di farlo? Cioè, l'ostacolo alla politica keynesiana espansiva europea è il mercantilismo tedesco, stato nel mercantilismo tedesco. Ora, per l'amor del cielo, in questo momento di crisi, anche in virtù del fatto che c'è uno spazio fiscale enorme, centinaia di miliardi hanno risparmiato per interessi, mentre noi ne pagavamo centinaia di miliardi di più. Adesso un po' di sostegno della domanda stiamo forse facendo, qualcosina, però non è che storicamente sono mai state un'economia che traina le altre economie con la propria domanda interna. Adesso forse qualcosa in più faranno, perché l'export non tira più nemmeno a loro. Ma il problema, diciamo, non è solo, diciamo, le difficoltà di fare il keynesismo insieme dal lato della domanda, e che interesse possono avere i tedeschi o i francesi di condividere capacità industriali con noi, o di mettere, lo fanno forse un po' con la Francia, però vedete, insomma, anche la Francia, ogni volta che un'impresa italiana cerca un'acquisizione di un'impresa francese, gli mettono gli ostacoli. No, Fincantieri si vuole acquisire i cantieri militari francesi, Dio me ne scampi liberi, insomma, qui non si sa ancora se questa operazione va in porto. Quindi, però, la politica industriale dovrebbe essere poi una politica industriale anche di, come dire, distribuzione delle capacità industriali un po' su tutta Europa. Quindi, diciamo, riprendere anche una politica industriale di sviluppo delle aree depresse, per l'amor del cielo, non facile. Però, come dire, bisogna tentare e ritentare di sviluppare industrialmente le aree depresse, se no come ne fa uscire da questo? Quindi, insomma, le difficoltà, qui siamo in questo impasse, per cui è difficile ritornare in... Però, dette tutte queste cose, ci sono questi miliardi, che non sono tanti, perché se sono 310 miliardi in 3-4 anni, perché tanto divisi tra tanti paesi, non è che c'è tanta trippa per gatti, però se dobbiamo usarli per politiche industriali, perché non penso che possano essere francamente dissipati nel sostegno. Nel sostegno dei consumi, essere utilizzati per gli investimenti, dovremmo fare politiche industriali serie, voglio dire, che entri nei settori nuovi, o vedi dove importi e dove puoi fare una politica di sostituzione delle importazioni, vedi i settori che insomma, quella è la politica industriale, come dire, consistente. E dobbiamo avere il coraggio di farlo in faccia all'Europa. Io penso che se uno vuole aggirare le normative liberiste europee che impediscono l'intervento pubblico, secondo me si può fare, e se no li si manda al diavolo in qualche modo. La Francia, la Germania, quando vogliono fare gli investimenti in settori nuovi li fanno. Ok. La ringrazio, professore, per il suo intervento. Ha toccato un tema che approfondiremo anche nei prossimi giorni, cioè quello delle politiche industriali. In realtà lo approfondiremo proprio domani, alle 6:30. Tornerei dal professor Amato, che in passato ha elaborato delle proposte rendere la struttura europea con un'ispirazione maggiormente keynesiana, e recentemente ha elaborato una proposta proprio di un'agenzia europea del debito. Quindi fare qualche domanda riguardo al professore, forse c'è qualche problema di connessione. Vi ho perso un attimo, per cui Alessandro io mi sono sconnesso per un po', quindi se mai fatto una domanda non l'ho sentita, era solo per dire questo. Eccoci. Sì. Adesso ci sono, sì. Adesso vediamo.
Le chiedevo, dato anche che in passato lei ha elaborato alcune proposte per cercare di riformare la struttura europea senza buttare il bambino con l'acqua sporca, recentemente ne è uscita un'altra, quindi proprio a riguardo del tema della possibilità di keynesizzare l'Europa, le volevo chiedere qualche parola a riguardo. Sì, lo faccio volentieri e volentieri anche mi appoggio alle giustissime considerazioni di Sergio sulla politica dell'offerta, perché se c'è qualcosa che probabilmente, io diciamo, ve lo dico così, all'inizio non ero affatto sicuro che a fronte dello shock del Covid, la baracca, come si dice, non sarebbe venuta giù, nel senso che non ero affatto ottimista sulle capacità di reazione in qualche modo. Pensavo a una reazione pavloviana diciamo, delle istituzioni europee che non si sarebbero mostrate all'altezza della situazione. Invece, tutto sommato, è chiaro che qui qualcosa si sta muovendo perché questa crisi sta rivelando che o ne si esce tutti assieme o nessuno ne esce vincitore. Giustamente Sergio diceva l'export non tira più neanche per i tedeschi. E ci sono soprattutto, questo è il punto, delle filiere internazionali che un trattamento meno che sistemico diciamo, della politica dell'offerta europea rischia di perdere. C'è da riprendere tutto il tema dell'industria 4.0, quindi della ridefinizione delle filiere. Qui vorrei anche citare il lavoro che sta facendo Stefano Lucarelli sulla struttura produttiva italiana. Qui bisogna anche veramente approfittare di una crisi come questa per smettere di accontentarci di fare i capitalisti traccioni che giocano la loro competitività su settori decotti tenendo bassi i salari. È chiaro che bisogna ragionare in termini di investimenti in settori strategici. Un problema, questo quindi c'è la possibilità di una risposta keynesiana da parte diciamo, dell'Europa nel suo complesso e passare per esempio attraverso il Green Deal, insomma, in generale tutte quelle politiche di infrastrutturazione che saranno necessarie per dare un nuovo assetto, per rafforzare un assetto pericolante dei rapporti fra economie europee. Ma quando uno dice infrastrutturazione sta dicendo finanziamento. E anche qui vorrei, arrivo così poi al tema che mi hai assegnato, vorrei dire, tutto il lavoro consiste nel non entrare neanche nella contrapposizione polarizzata fra, diciamo, l'Europa non può essere riformata e dall'Europa non si può uscire. Si tratta di capire che cosa è possibile fare in un'Europa fatta male, indubbiamente, che però, diciamo, mostra sempre con maggior chiarezza la sua necessità geopolitica. Giustamente Orsola prima parlava, insomma, del fatto che non possiamo non riflettere sulla localizzazione dell'Italia in Europa, dell'Europa nel mondo, insomma, diciamo. Quindi dobbiamo tener conto che in una competizione geopolitica fatta come è fatta, qualcosa come un'unione cooperativa europea è necessaria non solo per resistere dal punto di vista delle sfide, diciamo, della potenza, ma anche magari per dare una coloritura più sinceramente democratica al modo in cui si sta assieme. Questo mi sembra il punto. E quindi, che cosa succede? Succedono delle cose. Succede che con anche una certa sorpresa abbiamo dovuto constatare che cose indicibili fino a qualche mese fa hanno cominciato a essere dette, anche la parola mutualizzazione. Io voglio dire, sono d'accordissimo con Sergio che fossero anche 750 miliardi sono pochi, fossero anche 1000 miliardi sono pochi, però diciamo di questa ultima operazione, cioè del Next Generation EU, c'è in effetti un aspetto che non può essere sottovalutato, cioè che lì è passato il principio della mutualizzazione, cioè che c'è un debito europeo, come dire, sostenuto da flussi fiscali europei, dal budget, diciamo, europeo, e distribuito non secondo il capital key, cioè in modo tale che, per quanto pochi, i soldi non vadano in corrispondenza con l'impegno finanziario che si può
risponde. E quindi, voglio dire, c'è un elemento. Dopodiché, però, a questo punto abbiamo fatto un passo, stiamo guadando il Rubicone, ma il Rubicone non è guadato, e se non stiamo attenti magari arriva un'onda di piena che, anche se il Rubicone è un piccolo torrente, ci porta via tutti quanti. Perché? Perché dire eurobond mutualizzati significa aprire la partita della struttura federale del bilancio. Siamo pronti? No. Lo possiamo fare in breve modificando in 448 i trattati? No, c'è tutta una storia europea che ci dice che questa cosa non è possibile. E allora però che cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte al fatto che gli eurobond saranno insufficienti e che avremo, anche su questo punto, ma mi capita spesso di essere d'accordo con Sergio, sono d'accordo, il problema sarà lo stock e come gestiremo lo stock del debito, soprattutto se il patto di stabilità, anche in una forma edulcorata, ma ritorna. Che cosa si può fare? Allora, forse vale la pena che usi 5 minuti per illustrare una proposta alla quale tengo molto e che ha, dal mio punto di vista, il pregio di poter essere fatta, come si dice, a trattati invariati. È chiaro che noi siamo in una situazione favorevole, faccio quest'ultima premessa, anche perché, che lo si voglia o no, la BCE ha preso, e senza troppo, come dire, consultarsi con nessuno, la BCE ha preso la decisione di comportarsi come se fosse una banca centrale di una nazione, diciamo, di una struttura tendenzialmente federale, o quantomeno confederata, non so come dire, comunque di qualche... Ha cominciato a ragionare con una logica sinceramente sistemica, e essa stessa ha cominciato in qualche modo, se volete, a mutualizzare, nella misura in cui il PEPP, il PEP, il programma di acquisti dei debiti pubblici avviato dal Covid, non rispetta più neanche le proporzionalità del capitale. Quindi abbiamo una BCE che sta cominciando a fare il lavoro di una banca centrale, cioè sta cominciando a lavorare per determinare lei il tasso a cui gli stati si finanziano, cosa che è ovviamente molto importante, perché questo determina, giustamente Orsola, la vera ampiezza dello spazio fiscale. Cioè, se io non posso permettermi, e questo lo diceva Sergio, giusto per dare a ciascuno il suo, non posso permettermi dei livelli di tassi di interessi quando sono, diciamo, indebolito, troppo elevati, perché semplicemente mi ammazzano. Ma poi soprattutto non me li posso permettere, se me ne possono permettere di più bassi, e che in qualche modo a determinate condizioni possano soddisfare anche i famosi mercati. Perché il gioco si fa a tre. Si fa con le banche centrali, si fa con i mercati e si fa con gli stati che fanno debito pubblico per investimenti. E qui altro punto fondamentale. Qui ora reinfrastruttura l'Europa oppure stanno fornendo al sistema un debito sicuro, un safe asset, sulla base del quale si costruiscono i castelli dei debiti privati e l'indebitamento privato, e quindi il finanziamento all'attività produttiva. I debiti pubblici non sono una iattura, questo è il punto, e quindi vanno trattati con riguardo, perché possono dare stabilità al sistema e addirittura al sistema finanziario. Quindi che cosa potrebbe essere possibile fare a trattati invariati? Mettere la BCE in grado di acquistare un bond comune, quindi non solo eventualmente gli eurobond emessi nel Next Generation, ma un bond comune emesso dall'Agenzia del Debito, la quale avrebbe il compito di finanziarsi sui mercati con i soldi trovati sui mercati e, diciamo, trovati con l'emissione di obbligazioni sostanzialmente a varia scadenza, ma a scadenza finita. Con questi soldi potrebbe finanziare, secondo uno schema di perpetuities, gli stati. Potrebbe fare dei prestiti a scadenza infinita, cioè a orizzonte infinito, quindi dei prestiti perpetui agli stati, e quindi pagherebbero delle rate
su un orizzonte appunto infinito, spostando molto in là il problema evidentemente dell'ammortamento, quindi secondo calcoli ragionevoli si potrebbe immaginare che l'ammortamento del debito possa giungere al 60-70% dopo 50-60 anni nel caso dell'Italia. Ma che cosa avremmo? Avremmo la possibilità di un'agenzia che si frappone fra i mercati e gli stati, che finanzia gli stati fuori da una logica di mercato, perché filtrerebbe completamente quei rischi che i mercati invece stanno costantemente come dire, alimentando. Il problema degli stati è che i loro debiti non sono perpetui, quindi ogni tot, diciamo, ogni anno devono rifinanziare almeno il 20-30% del loro debito, quindi ogni anno possono incontrare situazioni estremamente sfavorevoli. In questo momento c'è la BCE che sta salvando l'Italia e ha detto, cioè, se i BTP vanno bene è perché c'è la BCE, e contro una BCE così armata nessuno scommette, evidentemente è il matto che si mette a scommettere. Quindi è chiaro che però, se la BCE smette di fare quello che fa e se semplicemente a un certo punto ci si accorge che non lo potrà fare indefinitamente, il rischio è che riesplodano gli spread. Quindi bisogna veramente sottrarre gli stati, riparare gli stati da questo rischio che è generato dai mercati e che non fa bene neanche ai mercati. Quindi filtrare il rischio di liquidità, questo può essere del debito, finanziare, diciamo, a lunghissimo termine, a termine infinito, secondo uno schema di perpetuity degli stati, facendogli pagare, e questo sarebbe l'altro punto interessante, facendogli pagare delle rate che sono proporzionali ai loro rischi fondamentali, valutati come li si vuole valutare. Questo potrebbe essere un altro tema interessante. Se rifacciamo il patto di stabilità, potrebbe essere anche interessante rimettere nel patto di stabilità dei parametri di valutazione delle politiche fiscali meno punitivi di quelli che sono stati messi fino adesso. Quindi le due cose si legherebbero anche. E quindi ci sarebbe una protezione, diciamo, da parte dell'agenzia nei confronti dei debiti pubblici. I debiti pubblici potrebbero essere emessi e finanziati con molta più tranquillità, e la BCE potrebbe fare il suo lavoro di banca centrale dando un bond comune, quindi veramente liberandosi completamente dell'ossessione del capital key, cioè non avendo più o la limitazione di doverlo rispettare, o la hubris, se posso dire così, o comunque insomma l'arbitrio di decidere lei chi finanzia. Perché proviamo a vedere anche questo aspetto. Noi abbiamo un organo non democratico, no? Un organo tecnico, tecnocratico, che sta decidendo chi finanzia. Questo è politicamente un problema. Okay? Dall'altra parte che cosa avremmo? Avremmo la possibilità di, diciamo, sanificare, usiamoli questi termini, non un pezzo del debito pubblico, ma lo stock del debito pubblico europeo, che, lo ricordo, ammonta a 10 trillions, a 10 mila miliardi, e che se venisse gestito da un'agenzia così fatta, e questa agenzia lo potrebbe fare nel tempo assorbendo pian piano tutti i debiti emessi nell'arco del tempo, l'agenzia potrebbe offrire ai mercati finanziari quello di cui i mercati finanziari hanno bisogno, il famoso safe asset, cioè un titolo a rendimento sicuro, basso ma sicuro, sulla base del quale costruire le loro costruzioni finanziarie. Allora, ha ragione Sergio, è una questione di volontà politica, però aggiungerei solo questo: la volontà politica deve manifestarsi. Una cosa come questa si potrebbe fare sulla base dell'articolo 122 del Trattato di funzionamento dell'Unione. E non sarebbe come il MES un'istituzione privatistica internazionale, sarebbe un pezzo della governance, sarebbe il tesoro sintetico della Unione Europea, cioè il tesoro che emette un bond in assenza di un bilancio federale, ma che mette assieme i bilanci di tutti i singoli stati in modo tale che i mercati debbano valutare che cosa? Il rischio di default non dei singoli paesi, ma dell'Eurozona nel suo complesso. Questo sarebbe un passo in avanti, mi sembra piuttosto importante, perché a quel punto noi potremmo davvero avere lo strumento che consente di fare politiche espansive e a livello dei singoli stati e a livello dell'Unione, perché un'agenzia del debito come questa potrebbe, e qui finisco,
finanziare anche la Commissione, cioè potrebbe anche assorbire, diciamo così, 750 miliardi e più della, del Next Generation EU. In effetti, che hanno scadenze, avranno scadenze verosimilmente lunghe, 30-40 anni, ma avranno scadenze. E lo ricorderei, anche qui da storico, che da quando il debito pubblico esiste, solo agli stupidi è venuto in mente che i debiti pubblici dovessero essere ripagati, cioè annullati. Questo era quello che si faceva nell'antico regime, con i monti del credito, il Banco di San Giorgio, ma neanche lì, tutto sommato, anche lì si perpetuava. I debiti pubblici non devono essere pagati, devono essere serviti, e devono essere serviti alle condizioni a cui è bene che vengano serviti, cioè devono essere serviti tenendo conto del fatto che sono i debiti più sicuri che si possono trovare sul mercato e che gli stati indebitandosi fanno un favore ai mercati finanziari dandogli quella stabilità che nessun attore privato potrebbe dare. E certo che è una questione di volontà politica, però diciamo così, se la volontà politica poi non ha lo strumento, allora è una volontà che non va da nessuna parte. Questo è uno strumento completamente neutro, perché è compatibile con la totale assenza di mutualizzazione, da una parte, ma è compatibile anche con forme di mutualizzazione, se le si vuole fare. Quindi, chiudo su questo, potrebbe essere o il penultimo passo prima di un eurobond veramente federale, emesso da un tesoro federale in un'Europa federale, sul modello degli Stati Uniti, questo voglio dire, oppure potrebbe essere l'ultimo passo, cioè quello che ci dà i vantaggi di un tesoro federale senza le complicazioni di una struttura federale che forse nel caso della storia dell'Europa non è la struttura che le si attaglia di più. E qui mi fermo. Vedo che c'è... Ringrazio il professore anche per averci illustrato la sua proposta che... personalmente l'ha avuto molto interessante e da discutere approfonditamente e chiedo a chi ci sta ascoltando, per chi vuole potete scrivere nei commenti le domande, qualcuno l'ha già fatto e partirei con una domanda di Sergio. Già fatta. Ah, ok, sì, dopo ci arriviamo, poi c'è una domanda di Stefano Stella per il professor Cesaratto, in cui si chiede se l'operazione della Fed di acquisto illimitato sul mercato secondario di titoli di Stato si può definire monetizzazione. Perché sì o perché no? Quindi chiederei al professore se riesce in un paio di minuti a darci una risposta a questa domanda. C'è sempre l'audio, professore. Penserei di sì, che si tratta di monetizzazione, come quella della BCE quando compra titoli di Stato, monetizzazione del debito pubblico, quindi interessi che la banca centrale riceve su questi titoli li restituisce al tesoro, quindi monetizzazione. Sì, punto. Non so. Adesso mi dispiace che il mio interlocutore non può forse precisare meglio esattamente la domanda. Sì, ma perché penso che il dubbio che ci sia è che la monetizzazione sia solo quando vengono acquisiti sul primario, ma in realtà vengono acquisiti sul secondario nelle stesse quantità in cui sono emessi sul primario... Certo, diciamo, questa è un'ottima precisazione, sì, certo, comprate sul primario è proprio una monetizzazione a bovo, questo diciamo monetizzazione di rimbalzo, però alla fine il risultato un po' è lo stesso, direi. Certo, se la banca centrale intervenisse sul primario avrebbe anche un effetto proprio di impatto notevole, però via di principio le banche centrali, anche la Fed non credo possa intervenire nel primario. No, la Fed non può. Quindi rimane questo. È molto. Bene, la ringrazio professore e farei una domanda, prima di passare alla sua domanda per il professor Amato, farei una domanda di Mattia Moretta per la dottoressa Costantini, in cui Mattia ci chiede
se il fatto che si vocifera di istituire politiche fiscali comuni, cioè se lei ritiene che sia possibile o ragionevole determinare politiche fiscali comuni a economie eterogenee fra di loro, quali parametri dovrebbero essere presi in considerazione? Dunque, una politica fiscale comune implica mettere assieme le responsabilità fiscali, quindi fare una tassazione, ad esempio, su tutto il territorio e distribuirlo come d'altra parte in Italia si distribuisce in maniera diversa rispetto alle diverse regioni, tra nord e sud, tra le diverse regioni, e comunque basandosi su un criterio di progressività. Quindi una politica comune, se ho ben capito la domanda, non implica dare esattamente lo stesso tipo di impulso fiscale in ciascuna zona dell'Europa, implica mettere assieme le risorse e decidere assieme come utilizzarle. E da questo punto di vista c'è un problema, perché quando si parla di politica fiscale da un punto di vista di politica industriale non è affatto facile, cioè è come qualcuno ha detto, il piano Coleo è di una è così semplicistico da veramente far paura. Ma fare politica industriale comunque non è facile, soprattutto in una zona come l'Unione Europea, in cui le tre economie principali, l'Italia, la Francia e la Germania, hanno una struttura produttiva molto simile. Quindi, si tratta di fatto di una zona che dal dopoguerra si è costituita come stati in competizione, non in cooperazione, non stati che facevano politiche keynesiane di rinforzo uno con l'altro, e questo è un problema di fondo molto difficile da risolvere, perché cosa si fa? Allora si concentrano alcuni settori in alcuni paesi, quindi si costituisce una differenziazione produttiva all'interno dell'Unione Europea, questo vale a dire alle imprese italiane che fanno cose che poi invece si concentrerebbero in Francia, per esempio. E quindi una forma veramente trasversale di politica fiscale potrebbe essere quello di riprendersi settori, che il pubblico si riprenda settori che sono stati privatizzati, settori chiave, settori essenziali, come ad esempio la sanità, la ricerca medica, e partire da quello in una visione anche di appunto cooperazione, in modo tale da liberarsi da questo concetto di competizione industriale in tutti gli ambiti. Nel piano Colao una cosa mi ha colpito, cioè il tentativo di riportare in Italia imprese che producono beni ad alto valore aggiunto. In sostanza l'Europa sta cercando di rubarsi le imprese a vicenda, dando più benefici fiscali da una parte piuttosto che dall'altra, come è successo poi con Unilever adesso tra Olanda e UK. E direi che quindi non si sta uscendo da questa logica di competizione, di ripensare la struttura produttiva europea, che è comunque cosa assai difficile, anche se c'è la volontà politica da fare. Non so, spero di aver risposto. Sì, senz'altro. La ringrazio per la risposta. Per concludere, dato che a noi piace il dibattito, farei la domanda del professor Pisaratto al professor Amato, perché i nordici dovrebbero accettare la mutualizzazione, questa forma di mutualizzazione o di pseudo-mutualizzazione? Sì,
Sì, è giustissima domanda, anche perché siccome la miopia è uno dei malanni, tanto dico gli occhiali quasi, no? Dei malanni più diffusi, e quando magari appunto si è miopi e si medica di mettere gli occhiali, si crede di vedere bene, ma in realtà appunto non si vede, potrebbe benissimo darsi che gli stati nordici non accettino questa soluzione, ancora una volta per miopia, così come per miopia hanno lavorato a rafforzare la loro posizione utilistica, diciamo così, salvo poi trovarsi nella condizione di avere dei surplus che non riescono a spendere e dei mercati che si stanno esaurendo, no? Quindi voglio dire, c'è un problema di miopia. Però ci sono altre risposte che si possono dare. Allora, innanzitutto, perché invece se non fossero miopi, quali sono le ragioni positive per accettarlo? Beh, il primo è che i rendimenti negativi non fanno bene a nessuno. Appunto, possono essere un vantaggio per le finanze, ma non sono un vantaggio per i risparmiatori, no? Non sono un vantaggio soprattutto già per le banche sono un problema, ma per le assicurazioni e per i sistemi pensionistici ancora di più. Cioè, se noi ragioniamo, come faccio a costruire un programma di capitalizzazione che deve rendere positivamente se nel mio portafoglio ci sono titoli che rendono negativamente e come assicuratore tedesco ho anche l'obbligo in qualche modo di metterne dentro una quantità importante. Cioè, c'è anche il famoso flight to local, non solo il flight to quality. Questo è il primo aspetto. Beh, uno potrebbe dire, ma guarda, i soldi li faccio grassando gli italiani, facendo lauti, come dire, profitti sugli spread italiani e poi proteggendo ribilanciando il mio portafoglio con i miei titoli. Sì. Questo può essere vero, però un'altra cosa che si può dire è che mentre il flight to quality, cioè la fuga verso la qualità, ha senso nel caso di un peggioramento dei rapporti appunto, tra debiti, qualora l'Italia incorresse appunto in quello che tu paventi, cioè un'esplosione del suo rapporto debito-PIL, quindi diciamo una difficoltà. Un'esplosione dello spread a quel punto, una difficoltà semplicemente a servire il debito, quindi la necessità di una ristrutturazione, insomma, lo scenario catastrofale che tu stesso citavi, beh, in quel caso, oltre una certa soglia, lo scenario catastrofale non beneficia neanche gli altri. Non solo è catastrofico, sarebbe catastrofico per noi, ma sarebbe poco utile anche a loro. Altro elemento interessante è il seguente, che l'Agenzia del Debito non necessita che ci siano dentro tutti. Cioè uno potrebbe dire, signori, questa è una novità che vi viene data. Non volete, volete andare sui mercati, finanziatevi sui mercati. Ma ancora una volta, se sul mercato ci fossero i bond dell'Agenzia del Debito, probabilmente lo statuto di safe asset, di cui in questo momento gode il Bund, verrebbe minato dalla presenza del safe asset europeo. E quindi, diciamo così, non potendo star fuori, gli converrebbe entrare dentro. E ancora una volta, è una questione di miopia. Lo devi vedere una cattiva decisione e poi ti scopri gli effetti della cattiva decisione, o sei intelligente e anticipi gli effetti della tua cattiva decisione e quindi non la prendi, no? Qui, diciamo, la storia dell'Europa è una storia di miopia. Che la miopia si cura in due modi, o mettendosi gli occhiali, eccoli qua, oppure quando il pericolo ti si avvicina talmente, no, l'oggetto contundente è talmente vicino che anche senza occhiali lo vedi, ma magari è troppo tardi. Allora, qui la questione è: c'è un interesse sistemico dei paesi del nord a stabilizzare anche dal punto di vista, diciamo, la struttura finanziaria dell'Europa? Dal mio punto di vista sì, e posso dire un'altra cosa, qui do una chiave di lettura politica. Perché al Recovery Fund prima e al Next Generation Fund adesso? Perché, diciamo, l'ipotesi MES ha potuto essere messa da parte? Ricordo, voglio dire, il piano spagnolo, che in realtà è verosimilmente di elaborazione italiana, firma da parte del fronte dei 9 che poi diventano 12. Beh, in tutto questo la funzione strategica l'ha giocata la Francia. Perché i nordici, forse, Sergio, potrebbero dire: ma no, noi siamo tripla A, stiamo bene, non entriamo, grazie, non ci serve, siamo a posto così. La Francia, in una situazione in cui il suo rapporto debito-PIL crescerà,
è stata toccata come se non più dell'Italia della crisi. E quindi forse non potrà più tenere il suo statuto privilegiato di debitore che ha uno spread molto 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 contenuto rispetto alla Germania. Beh, forse questa legittima preoccupazione ha fatto sì che la Francia spostasse l'asse, no? Quindi l'ha fatto per sé, ma l'ha fatto anche per il sistema, perché a questo punto, diciamo così, esiste un punto di rottura al di là del quale profittare del sistema non è più vantaggioso. Io l'ho già usata questa immagine, ma insomma, giusto per chiudere anche con un'immagine più diretta, tu puoi fare la gara a chi arriva primo a prendersi la suite imperiale nell'hotel pagandola come una camera standard, no? Puoi fare questo gioco, e chi arriva prima meglio alloggia, ma non lo puoi fare quando l'albergo brucia. Lo puoi fare se, diciamo, poi te la godi questa stanza. Allora, per ridirla in termini più concettuali, è per evitare lo scenario catastrofale, per anticipare e per evitare lo scenario catastrofale che gli stati nordici dovrebbero accettarlo, perché avrebbero uno svantaggio di breve periodo, non avrebbero più i rendimenti negativi, ma avrebbero un vantaggio di medio. Stabilizzare i loro sistemi pensionistici e stabilizzare l'eurozona al loro complesso, dove poi ancora giocare il gioco della competizione, ma magari appunto at low stakes, come diceva Keynes, dai livelli comunque inferiori e non distruttivi dell'equilibrio cooperativo competitivo. Non so se ti ha convinto, ma questa è la mia linea di ragionamento. Ringrazio i professori per essere intervenuti, per aver dato vita anche a un dibattito, perché è importante anche confrontare visioni che possono avere una stessa matrice, ma poi prendono strade diverse, e la nostra idea di stati generali, di altri stati generali, è proprio questa, quella di creare uno spazio in cui dare una visione alternativa a quella, chiamiamola, del piano Colao o dei stati generali ufficiali, ma far vedere che non esiste una competenza astratta o un'espertocrazia alla quale affidarsi, bensì il dibattito fra, chiaramente, persone che come voi sono esperti in materia e sanno quello di cui parlano, è il sale della democrazia. Quindi nel ringraziarvi invito anche tutti quelli che ci stanno ascoltando a seguirci nei prossimi giorni. Domani parleremo alle 4 di lavoro e alle 6:30 di proprio politiche industriali. Ringrazio anche il professor Cesarata specificamente per aver anticipato questo tema in uno dei suoi interventi, e ringrazio appunto tutti singolarmente il professor Massimo Amato, che ricordo insegna storia economica e storia del pensiero economico all'Università Bocconi, il professor Cesaratto, che insegna economia internazionale e economia delle istituzioni europee all'Università di Siena, e la dottoressa Costantini, che lavora presso le Nazioni Unite e la conferenza del commercio e dello sviluppo delle Nazioni Unite. Vi ringrazio e invito anche chi ci ha ascoltato a esplorare di più gli studi e i lavori di questi economisti che abbiamo avuto l'onore di avere come ospiti, e ci vediamo domani nei nostri prossimi eventi.